panchina per Tiziana Cantone, una storia che ha scosso l'intera Italia e anche all'estero. Per dire che cosa? Qual è il messaggio che volete lanciare? Messaggio forte, basta violenza in generale e contro le donne in particolare. Basta rancore fino a se stesso sui social, che non può diventare uno strumento distruttivo ma deve essere uno strumento comunicativo che unisce il mondo e non divide. Quindi il tema della violenza è un tema attuale, molto bello che ci sono tanti ragazzi alle scuole, questa è una vicenda che ci ha scosso tutti molto e questo è un segno per non dimenticare. Qua passano migliaia e migliaia e migliaia di persone al giorno, si fermeranno, leggeranno, chi non conosce la storia si documenterà, chi si vuole sedere si siede e potrà riflettere di quanto è importante spendere la vita con amore e non con odio. Tiziana Cantone è stata vittima di una gogna mediatica molto forte. Lei teme che ci possano essere atti di vandalismo oppure pensa che questo è un messaggio che possa far riflettere? Palla di vetro non l'abbiamo, lo sto dicendo, è una lotta tra il bene e il male, come quando inauguri una scuola e il giorno dopo vanno a rubare nella scuola, è il conflitto tra il bene e il male, però bisogna schierarsi. Può essere un auspicio agli indifferenti, ai cloroformizzati, perché chi ha scelto la violenza è un po' più complicato redimerli, però c'è ancora troppa gente indifferente e l'indifferente pesa più a favore della violenza che, come dire, di chi sceglie l'amore, quindi bisogna schierarsi. Questa città si è schierata per le libertà civili, per i diritti, abbatte mura, lascia aperti i porti, accoglie, è una città dal cuore grande. La violenza c'è, però credo sta aumentando la gente che si è schierata per la solidarietà, per la fratellanza e per l'amore, per un umanesimo che diventa umanità. Ha visto l'indagine Istat nella quale si dice che un uomo su quattro, una persona su quattro dice che lo stupro in qualche modo dipende dall'atteggiamento della vittima. Che cosa pensa di questo? Anche in Campania, insomma, il dato non è incoraggiante. È una cosa indegna che mi ricorda tempi non lontanissimi, ma un po' lontani, quando entrai in magistratura e mi leggevo i verbali, certe volte era la donna violentata che si doveva quasi difendere del fatto che era stata violentata. Vogliamo dire un altro dato, che la maggior parte delle violenze avvengono in casa e quindi il luogo dove uno dovrebbe essere più protetto è il luogo più insicuro, che la maggior parte delle violenze sono fatte da chi dovrebbe sostenere la donna, cioè i mariti o i compagni, quindi è uno spaccato inquietante del nostro paese. Ma del resto basta andare sui social, come dico, è uno strumento che utilizzo molto, ma c'è un livello di rancore, di odio, di aggressività, quindi è una riflessione che dobbiamo fare tutti e i gesti simbolici come questo secondo me servono. Perché fanno riflettere, lavorare sulla toponomastica, lavorare sui simboli significa far riflettere. Noi dobbiamo puntare molto sui bambini e sui ragazzi in modo che crescono avendo nella centralità della persona, nella solidarietà e nel rispetto delle opinioni altrui, nel rispetto del corpo degli altri e dei sentimenti degli altri un punto fondamentale della propria esistenza, altrimenti non c'è sviluppo della persona umana, c'è altro. Oltre a gesti simbolici, il Comune cosa sta facendo per le donne? Ma noi tantissimo, vorrei solo ricordare un dato, che dal 2011, quando mi insediai la prima volta sindaco, il Comune di Napoli si costituisce in ogni processo in cui c'è un femminicidio. Poi ultimamente abbiamo anche rafforzato particolarmente tutto il settore delle pari opportunità, dando una delega all'assessore Menna, che avrà una struttura amministrativa ancora più forte. Questa è una città che mette insieme reti, associazioni, con il Comune che coordina, i centri antiviolenza, le case di accoglienza, perché non deve essere la donna che scappa di casa dove c'è violenza, cioè deve essere l'uomo che esercita violenza che deve essere mandato via da casa, cioè si deve ribaltare, è un fatto anche proprio culturale. La violenza può essere anche una violenza psicologica, una violenza istituzionale, una violenza legale certe volte, quella fisica, diciamo, è il terminale, è l'aspetto finale.